Pomeriggio a tutti. Allora, siamo qui per metterci la faccia e per parlare di un qualcosa che ancora oggi mi dispiace dirlo e mi ferisce profondamente dover fare questo video, però quando c'è bisogno di farlo, bisogna farlo, perché poi bisogna denunciare i misfatti, le latronerie, come dicono i latini. Cioè, ieri abbiamo assistito a una delle più grandi vergogne della storia del calcio, tra l'altro fatta pure sotto traccia e non enfatizzata volutamente dai media, perché comunque fa comodo così. O sto parlando di Lazio-Fiorentina e mi dispiace parlare della Lazio in questi termini, di una squadra in cui ho sempre avuto rispetto, affetto pure, perché mio padre era laziale. Se io divento juventino è grazie all'insegnamento che mi ha dato mio padre, ma un insegnamento sportivo che nella Lazio di oggi non riscontro, e nemmeno nei tifosi della Lazio, che pur di vincere illecitamente farebbero di tutto, come si sta comportando il loro presidente, il loro responsabile stampa, e parlo di Latito, Diagonale e tutta quella manica di gente mediocre, di incapaci, di gente che parla, che non sa. Però dietro ha probabilmente delle forti posizioni politiche che li sostengono, no? Poi io sono romano. A Roma non si è mai vinto, non perché le squadre, purtroppo, ripeto purtroppo, non siano brave, o comunque il problema è che l'imprenditoria è sempre venuta a patti col potere politico, e dove la politica vuol mangiare, perché la politica non è capace a vincere per meriti propri. Nella politica il concetto che prevale è sempre quello del corrompere, dell'ingannare, del truffare. Si vince con i mezzi illeciti, non si vince mai con i mezzi illeciti. Non è mai stato così e mai sarà così. E purtroppo le squadre romane sono espressione di questo potere, e gli scudetti che hanno vinto li hanno sempre vinti in maniera vergognosamente illecita, contro chi invece da una vita li vince in maniera pulita. La cosa incredibile è che a Roma si è creato un vittimismo per cui quando non si vince è sempre colpa degli altri che sono potenti. Io dico, io sono romano, ma vergognate, per potere sta qui, la politica sta qui, e voi dite all'altri che rubano. E questo veramente è di all'altro, è come il bue che dice cornuto all'asino. Vergognatevi, vergognatevi, e ricordatevi gli ultimi scudetti che avete vinto. Però siccome ieri è successo qualcosa che io non ritengo più accettabile, indecente, indecoroso, è giusto denunciarlo. Ho scelto un brano degli anni 1979 di Cliff Richard, We Don't Talk Anymore, cioè non parliamo più, perché dopo quello che ho visto ieri non parliamo più. Partiamo col brano perché è bellissimo. Ieri c'era bisogno per la Lazio di vincere, perché o di rimanere comunque aggrappata. Ma ieri la Lazio non rimaneva aggrappata, perché pure la partita come si era messa e come si era sviluppata non c'era. Poi ci ha pensato il loro killer preferito. Una volta Pablo Escobar aveva Popeye, il soprannome del killer, quello che ha fatto non so quanti omicidi. Ieri c'era Fabbri. Fabbri è quello pure della Lazio Juventus, quello che butta fuori Cuadrado illegittimamente per un fallo, facendo rimanere la Juventus, andando al VAR. Ieri, al quarto tuffo dei giocatori della Lazio dentro l'area, perché il primo tempo ci avevano provato nell'ordine Caicedo, Milinkovic-Savic, Caicedo Immobile, al quarto tuffo gli dai rigore, e stavolta però Fabbri non va al VAR, rigore inesistente, però nega un rigore identico a Ribéry nell'altra area, che per me non era rigore, né quello di Caicedo né quello di Ribéry. Prova, non gliene frega un cazzo, però con la Juve era andata, perché non c'è manco andato, li metti in partita, la Lazio vince, tutti contenti perché cazzo sono rimasti in vita, cazzo c'è qualcuno che può levare sto scudetto a Juventus, cazzo dobbiamo per forza non far vincere sti fidi una mignotta, pure se loro lo meritano, perché loro non devono vincere a prescindere. Beh, sappiate che tanto vi romperemo il culo comunque, e ve lo romperemo pesantemente. Da oggi in poi io per la Lazio non esisto più, e se c'avevo un vincolo paterno che mi legava alla Lazio ci scudo sopra, perché l'insegnamento che mi ha dato mio padre sulla Lazio non è questo di adesso. Siete una banda di ladri ignobilmente vergognosi, perché Fabbri poi vi doveva buttare fuori, basta, se non l'ha buttato fuori per il fallo che ha fatto il primo tempo. Siete una banda di ladri, avete stabilito il record italiano di rigori assegnati in una stagione 15, di cui la metà inesistenti, inesistenti.
Se fosse successo alla Juventus, no, e la Juventus ruba e loro sono il potere, no, e il potere sta qui a Roma, e il potere sta qui a Roma perché storicamente la politica sta qui, e la politica è un concetto che non vince con la meritocrazia, vince perché ruba, corrompa, truffa e imbroglia. E voi, come la Roma, siete l'espressione di questa città e quando avete vinto avete sempre rubato. Quindi vi auguro il male più grande del mondo, perché non è che ho rosicato, è proprio un'ingiustizia e mi fate schifo. Io da oggi in poi non vedrò manco più il derby Roma-Lazio, in cui teoricamente stavo con la Lazio, non lo vedrò mai più perché mi fate schifo, sia voi che loro, e mi fa piacere che ogni tanto i tifosi di quell'altro vengano dalla parte nostra, perché siete vergognosi, siete una banda di ladri e vi romperemo il culo pesantemente. E da romano quale sono? Mi vergogno di queste squadre calcistiche e della collusione che avete con la politica. Quindi noi abbiamo accettato, media, vergognosi, non avete detto manco una lettera, non avete speso manco quell'episodio, l'abbiamo visto, ricordate che Seto non c'era mai perché si è buttato lui, si è buttato lui. Quando Kraskowski arriva e manco lo tocca, lui già c'ha la gamba in caduta. È una cosa ignobile, ma va bene così. Perché tanto non valete nulla e nulla, e nulla sempre rimarrete per la vostra storia e per quelli che siete. Ma stavolta non finisce come nel 2000, stavolta lo vinciamo noi e vi faremo molto male. Il 20 luglio vi faremo molto male, ve lo dico adesso. Da parte mia non avrete più indulgenza, per me siete lo zero e il nulla assoluto. Mi fate schifo e mi dispiace per tifosi della Lazio che sono amici miei, per bene, ma penso che oggi loro. Mi frega un cazzo, l'importante è vincere. In Italia l'importante non è che vinca il migliore, l'importante è che bisogna che non vince sempre lo stesso, perché loro ci sta sul cazzo. Vergognatevi, pezzi di merda, fino alla fine forza Juve.